quindi il PIL, il prodotto interno lordo. Prodotto interno lordo. Vai, vai senza microfono, vai. Allora, questo è il grafico che rappresenta il debito pubblico e il prodotto interno lordo. Il prodotto interno lordo rappresenta un indice che rappresenta la ricchezza del nostro paese. Come potete vedere, il debito cresce sempre di più rispetto al prodotto interno lordo. Infatti noi abbiamo dal 2007 al 2010 una fase crescente del debito pubblico che è aumentata. Nel 2010 è stato attestato a 1843 miliardi di euro, mentre attualmente siamo già a quota 1900 miliardi. Tutto ciò è in contrasto con le regole dell'Unione Europea, perché abbiamo il nostro rapporto debito pubblico PIL è al 119%, mentre l'Unione Europea vuole che il rapporto debito pubblico PIL dovrebbe essere al 60%. Stessa cosa con il rapporto deficit PIL, secondo l'Unione Europea dovrebbe essere al 3%, invece a noi si è attestato al 3,6%, quindi siamo comunque oltre i parametri imposti da Maastricht. Questa invece è una situazione prova. È una situazione collegata ai PIGS, che sarebbero in pratica i paesi dell'Unione Europea che versano in situazione di default o quasi, possiamo dire. Prova, ok. Questo invece è un grafico che rappresenta i PIGS, cioè Portogallo, Irlanda, Italia, Grecia e Spagna. Quei paesi che versano in situazioni di default quasi per quanto riguarda il debito pubblico. Abbiamo la Grecia con un 142% del debito pubblico, l'Italia 119%, Irlanda 96%, Portogallo 83%, Spagna 60%. L'Austria non sai quanto. L'Austria ha una percentuale più bassa, siamo anche più basso del 55%. Però per altri motivi forse. Sì, diciamo che lei è più esposta sui derivati anche, quindi versa in una situazione un po' particolare. Questi invece sono i principali aiuti che l'Unione Europea e il Fondo Monetario hanno dato ai tre paesi principalmente indebitati, cioè Grecia, Irlanda e Portogallo. La Grecia finora ha avuto un prestito di 110 miliardi di euro, di cui 80 dati dall'Unione Europea e la restante parte dal Fondo Monetario Internazionale. Poi c'è l'Irlanda con 85 miliardi di euro, seguita poi dal Portogallo con un prestito di 78 miliardi di euro. Come potete immaginare, abbiamo quindi queste istituzioni finanziarie, queste banche, che creano debito pubblico, a sua volta quindi creano il problema e poi ti offrono anche la soluzione per risolvere il problema. Qual è? Quella di offrirti un prestito che tu comunque dovrai ripagare negli anni. Qual è il prezzo da pagare per questo prestito? Ultimamente, per quanto riguarda il caso della Grecia, si parla di una ristrutturazione soft. Siccome diciamo, la Grecia non riesce a ripagare questo debito pubblico che ormai ha raggiunto le stelle, si fa una ristrutturazione. In realtà che cosa si fa? Si aumenta la scadenza dei titoli di Stato. Infatti i titoli di Stato che attualmente erano già scaduti li stanno portando a 30 anni, quindi stanno allungando la scadenza del debito, lasciando il rendimento, cioè il tasso di interesse su questi titoli, inalterato. Quindi i creditori, le banche, le assicurazioni, eccetera, eccetera, che hanno causato il debito pubblico e quindi hanno mandato la Grecia nella situazione che oggi conosciamo, hanno sempre lo stesso rendimento, però quei soldi li avranno dilazionati nel tempo, possiamo dire. Però per quanto riguarda i cittadini greci la situazione di certo non migliora. Quali sono le garanzie richieste ai cittadini greci? Taglio della spesa pubblica, quindi significa meno servizi offerti ai cittadini. Privatizzazioni, quindi
tutti quei settori che prima magari erano pubblici e quindi agevolavano e favorivano i cittadini greci, adesso saranno privatizzati. Riduzione o abolizione della 14ª e della 15ª mensilità, aumento del 2% dell'IVA più un aumento del 10% delle imposte su carburanti, alcol e sigarette e altri beni di lusso, e un aumento dell'età pensionabile. Quindi, come vedete, sono tutte degli elementi negativi che graveranno sulle spalle dei cittadini greci, quindi di tutti quei popoli che accettano questo sistema debito e che quindi devono sottostare al gioco forza di istituzioni come Banca Centrale Europea, Unione Europea e Fondo Monetario. Questa slide è intitolata "Il banco vince sempre". Perché? Perché innanzitutto il vantaggio è quello di creare denaro dal nulla. Perché? Attraverso lo strumento che abbiamo visto prima della riserva frazionaria. Quindi che cosa avviene? Avviene un deprezzamento del denaro e un aumento dei prezzi. Quindi prima, questo è un aspetto negativo per noi cittadini. Anche in caso di deflazione c'è un fenomeno negativo. Perché che cosa succede? Nella fase di deflazione abbiamo che è una fase di recessione economica, quindi si cerca di togliere la moneta dal mercato, quindi si fa l'inverso dell'inflazione. Il vantaggio qual è? Che poi i privati e le varie imprese non possono accedere al credito e quindi di conseguenza non possono pagare gli stipendi, quindi devono fare dei tagli del personale e quindi tutta una reazione a catena che genera poi delle conseguenze di insolvibilità della collettività stessa. Questa è invece una slide in cui cerco di spiegare un po' la funzione di questo fondo interbancario tutela depositi, perché molti spesso si domandano che cosa succede se una banca fallisce, una banca dove io ho il proprio conto, se fallisce che cosa succede? Interviene questo FITT, cioè fondo interbancario tutela depositi, che in pratica protegge il denaro liquido, quindi non protegge contro azioni e obbligazioni, solo per quanto riguarda il denaro contante sul nostro conto. Offre una copertura sui primi 20.000 euro che abbiamo sul conto, mentre la restante parte viene restituito entro il limite di 103.000 euro. Quindi se noi sul conto abbiamo più di 103.000 euro, ovviamente è una cifra persa perché non verrà garantito dall'FIDT. Questo fondo interbancario tutela depositi è un fondo che poi viene creato ad hoc, dico per dire, se noi abbiamo il conto al Monte dei Paschi di Siena, domani il Monte dei Paschi fallisce, tutte le banche aderenti a questo fondo analizzano la gravità, l'entità del danno e ognuno versa una quota per cercare di coprire i conti dei correntisti nel Monte dei Paschi. Ora, questa cosa è una cosa fattibile quando si tratta di un istituto finanziario piccolo. Quindi gli istituti finanziari più grandi, Intesa San Paolo, Monte dei Paschi, possono poi mettere la loro quota di capitale e quindi creano questo fondo per poi, diciamo, risolvere la crisi. Ovviamente questa è una cosa impensabile qualora un grosso colosso bancario dovesse fallire, quindi mi riferisco a Intesa San Paolo, Unicredit, perché le altre banche non sarebbero poi in grado di versare la quota necessaria per creare poi questo fondo e quindi salvaguardare gli interessi dei correntisti. Questa è invece l'isola di Wednesday, un paese in cui, giusto per fare un confronto con l'Italia o con qualsiasi altro paese dell'Unione Europea, è un paese in cui non esiste debito pubblico. Perché? Perché qui le banche sono nazionalizzate, c'è la banca centrale dell'isola di Wednesday che appartiene allo Stato, infatti voi su questa banconota, su questa prova, non devi fare le giudichesse, l'isola di Wednesday. Su questa banconota voi potete vedere "The States of Wednesday", cioè praticamente gli stati di Wednesday, quindi non trovate come sulle nostre banconote da 10 euro, da 5 euro la sigla Banca Centrale Europea, che appartiene, quindi quelle sono banconote che appartengono alla BCE, queste sono invece delle banconote che appartengono al popolo. C'è una disoccupazione allo 0,9% e il quarto paese per reddito pro capite al mondo, sì, questa è una classifica fatta della CIA praticamente. E abbiamo tasse sul reddito di un misero 20%, quindi non come in Italia,
e abbiamo semplicemente delle tasse che cercano un po' di regolare semplicemente le varie pressioni inflazionistiche e i livelli dei prezzi, quindi abbiamo una realtà totalmente diversa da quella italiana. Stessa cosa, un altro esempio che possiamo portare è il cosiddetto miracolo del Nord Dakota, in quanto nel lontano 1920 la Neopartisan League istituisce questa banca che è di proprietà dei cittadini del Nord Dakota. E abbiamo, questo ovviamente parliamo di uno Stato negli Stati Uniti che è uno dei paesi col debito pubblico più elevato, in questo Stato nel Nord Dakota abbiamo raggiunto dei livelli di disoccupazione del 4,4%, utilizzano sempre il dollaro, però sono totalmente indipendenti dalla Federal Reserve, che sarebbe la banca centrale americana. Addirittura è una banca che chiude inutile, quindi nel 2009 ha totalizzato 58 milioni di dollari e ormai viene utilizzata come una banca di investimenti e di sviluppo per il Nord Dakota, quindi può generare nuovi prestiti, nuove imprese, crea forza lavoro, cosa che invece in una realtà, tanto per prendere un esempio, Banca d'Italia o altri paesi dell'Unione Europea, ciò non avviene. Ma usa la riserva frazionaria anche la Banca del Nord Dakota? Usa la riserva frazionaria, però è una percentuale molto più alta rispetto alla classica riserva frazionaria, che qua in Europa l'abbiamo al 2%, lì parliamo di una cifra superiore addirittura al 50%, quindi serve giusto per creare quella moneta in più per poi agevolare i prestiti, ma non di certo non indebita o non crea ricchezza da nulla come la riserva frazionaria come noi la conosciamo. Questa invece è una slide in cui ho cercato di esaminare, anche nel libro ho fatto proprio un paragrafo apposito, in cui cito Lincoln, ex presidente degli Stati Uniti, e lo stesso Kennedy. Lincoln che cosa fece? Quando c'era la guerra di secessione, lui anziché ricorrere alle banche, quindi ai banchieri che l'avrebbero indebitato, stampò e emise 449 milioni di dollari emessi unicamente dallo Stato. A distanza di un anno da questa decisione fu assassinato. Kennedy il 4 giugno del 1963 emise un ordine esecutivo chiamato Ordine Esecutivo 11.110. Lui con questo ordine che cosa faceva? Emetteva banconote per un valore di 4,3 miliardi di dollari. Erano delle banconote statali. Se voi guardate la fotografia, c'è una bella differenza con i classici dollari che noi conosciamo. Se voi prendete una banconota da un dollaro, trovate in alto la scritta Federal Reserve, cioè quel dollaro appartiene alla banca centrale americana, che è privata. Questo dollaro invece, come vedete, ha la scritta di United States of America, cioè questo è un dollaro di proprietà dei cittadini americani, che quindi non genera debito pubblico e non indebitava nessuno. Guarda caso, il 22 novembre del 63, quindi pochi mesi dopo, Kennedy fu assassinato a Dallas. E nella storia sono diversi casi di tutte queste persone che si sono schierate contro la truffa del signoraggio e contro la truffa del debito e poi hanno pagato spesso con la loro vita questa sfida al sistema bancario. Io adesso cedo la parola a Vittorio perché parlerà di un altro personaggio che ha lottato contro la truffa del debito, che è Sankara, definito un po' il Che Guevara africano, e lui pure si... Sankara. E lo stesso Sankara sfidò il sistema del debito cercando di eliminare il debito del suo paese, che era il Burkina Faso. Manco a farla apposta, diciamo pochi mesi dopo quel suo famoso discorso alla commissione dell'ONU, fu assassinato e dietro si pensa ci siano i servizi segreti francesi e americani. Quindi cedo la parola a Vittorio e grazie. Allora io se mi sentite posso provare a parlare anche a voce, non lo so. Sì. Allora, intanto
vorrei ringraziare anch'io per prima cosa gli organizzatori, appunto, per averci invitato stasera. E poi, appunto, per dirvi qualcosa, per parlarvi un po' brevemente di Thomas Sankara, o Sankara, come si voglia mettere l'accento. Intanto vi voglio dire perché abbiamo conosciuto Sankara, perché può sembrare strano che un personaggio così, diciamo, purtroppo sconosciuto e più soprattutto nel mondo occidentale possa essere stato conosciuto da noi che siamo anche, insomma, giovani e all'epoca eravamo addirittura adolescenti. Noi qualche anno fa curammo, avevamo dovuto realizzare un volume, anche con l'aiuto delle scuole di Arezzo, che parlasse delle quattro più importanti emergenze che viveva la nostra terra, e quindi ci occupavamo del problema della guerra, del problema del sottosviluppo e ovviamente delle due tematiche ambientali, quelle legate ai cambiamenti climatici e alle tematiche ecologiche. Nel produrre questo libro, allora, nel comporre questo volume, chiedemmo l'apporto, diciamo, il contributo di tutte quelle persone, anche del mondo dello spettacolo, che potessero un attimino colpire il mondo giovanile, perché lo stimolo a fare questo libro che parlasse di queste tematiche veniva proprio dal fatto, dalla considerazione di come oggi i ragazzi, i giovani, siano del tutto indifferenti molte volte ai problemi che riguardano la nostra società e il nostro pianeta. Nel chiedere appunto questi contributi, un musicista di origine burkinabè, del Burkina Faso, Gabin Ndaviré, venne da noi a raccontarci la sua storia, a raccontarci di come con la musica lui riuscisse a comunicare certe sensazioni, quindi anche un messaggio sociale, e ci parlò di Thomas Sankara, che addirittura lui aveva conosciuto quando da giovane era nel Burkina Faso, con cui addirittura aveva suonato insieme, perché voi dovete sapere che Thomas Sankara, anche quando diventò presidente, non perse mai l'abitudine di suonare nel suo complesso musicale in Burkina Faso, quindi era un uomo del tutto diverso, e ci arriveremo, rispetto agli altri capi di Stato che siamo abituati a conoscere. Anche Clinton suonava. Sì. ci parlò di Thomas Sankara, e a questo suo racconto noi ci venne subito lo stimolo di conoscere di più di questo personaggio, perché sembrava incarnare, diciamo, la figura dell'uomo politico perfetto, di quello che a noi sembra così lontano e appunto sconosciuto. Quindi indagammo su questa figura, e allora decidemmo alla fine di scrivere e di realizzare un romanzo storico che parlasse in maniera appunto romanzata, quindi anche con ovviamente quelle parti di finzione, di ricostruzione che ci siamo immaginati, ma che comunque sia parlasse della sua esperienza, della sua vita e della sua esperienza come capo di Stato. Thomas Sankara nacque nel Burkina, nell'allora Alto Volta, questo stato africano, e diciamo che discendeva da una famiglia che non stava male, come purtroppo sta la grandissima maggioranza della popolazione di quello stato, come di gran parte dell'Africa, ma che, diciamo, nella povertà era di una famiglia abbastanza agiata, comunque che gli poteva permettere di formarsi con un'istruzione completa e tutto il resto. Lui fin da piccolo era un ragazzo che sentiva dentro di sé, sentiva come pressanti le difficoltà del suo popolo, vedeva accanto a sé morire i suoi compagni di scuola, di infanzia, e sviluppava fin da piccolo questa idea proprio di giustizia sociale. E non appena raggiunse l'età adulta, anche se appunto a vedere l'età alla quale andò al governo si trattava comunque di una persona molto giovane, non appena si crearono le condizioni perché lui potesse andare al governo, e con quello che fu comunque sia un colpo di stato militare, ma che non produsse, e questo che è un andato importante, produsse pochissime vittime, lui andò alla presidenza dell'Alto Volta ed iniziò una stagione che durò solamente 4 anni, ma furono veramente 4 anni, penso, più rivoluzionari che io ho mai avuto modo di conoscere nelle storie dei vari paesi del mondo. Per darvi un'idea di chi era Thomas Sankara, lui partì con questi presupposti. Uno dei suoi obiettivi principali ovviamente era quello di lottare contro la povertà e contro il sottosviluppo della sua nazione. Ed è proprio in questo discorso qui che ci ricolleghiamo anche col problema di cui ha parlato Salvatore, del debito pubblico. Il Burkina, l'Alto Volta, il cui nome lui trasformò in Burkina Faso, che vorrebbe dire paese degli uomini integri, e lui sicuramente era un uomo integro,
aveva appunto uno dei più alti debiti pubblici degli stati africani, e questo anche perché scontava delle stagioni di corruzione drammatiche, soprattutto i personaggi che si erano succeduti prima di lui avevano veramente devastato quel poco che rimaneva della finanza dello Stato. E lui allora veramente andò dalle Nazioni Unite il 4 ottobre, mi sembra, il 1984, e pronunciò questo importantissimo discorso davanti alla Commissione delle Nazioni Unite, in cui chiedeva che fosse eliminato, parlava a nome di tutte le nazioni africane, di tutte le nazioni comunque sia che si trovavano in quella fascia di sottosviluppo e di sfruttamento, pronunciò questo famoso discorso contro il debito pubblico e quindi a favore della rimozione, della cancellazione del debito pubblico dei paesi africani, in quanto lui lo considerava come una nuova forma di colonizzazione, una colonizzazione che in realtà non si era mai dissolta, non era più quella ufficiale politica delle cartine con lo stesso colore degli stati dominanti, ma in realtà a livello economico era rimasta. E quando parliamo di colonizzazione non è solo il discorso appunto del debito pubblico e quindi di una sorta di collegamento finanziario che comunque sia lega questi paesi e quindi le scelte di questi paesi a quelli della madrepatria, ma stiamo parlando anche di tutte le altre implicazioni che l'influenza di stati appunto come la Francia, ma come tutti gli altri grandi stati occidentali, hanno su queste nazioni. E si parla di casi concreti come per esempio la stessa agricoltura di stati africani che viene manipolata per diciamo le voglie, cioè per gli obiettivi delle grandi multinazionali che poi pongono lì le loro radici, nel senso che in Africa non si coltivano più le colture che per natura dovrebbero essere africane, che quindi dovrebbero sfamare gli africani, ma si coltivano delle colture occidentali che servono poi a essere importate a basso costo in Europa e negli Stati Uniti, e che a livello agroalimentare devastano l'equilibrio di quegli stati, perché voi capite che spesso e volentieri vengono utilizzati dei metodi industriali che tra l'altro rendono inservibili i campi già scarsi in aree semidesertiche come sono quelle, per poi riprodurre il pane e il grano per la popolazione. Quindi sono tutte varie tasselli che fanno dello sfruttamento ancora oggi uno sfruttamento coloniale. E oltre al discorso economico sul debito pubblico, Sankara introdusse una lotta durissima alla corruzione, tant'è che non mi ricordo la percentuale, ma se voi vorrete anche su internet cercarvela, vedrete che anche a livelli di numeri si raggiunsero traguardi impensabili per uno Stato qual era l'Alto Volta. Oltre a tutto questo, anche per farvi vedere il lato umano e la sincerità, l'integrità della persona, Sankara obbligò se stesso, ma tutto il suo governo, a andare a abolire tutto quello che era la spesa per da noi le chiameremo le auto blu. In Burkina Faso si andava ai palazzi di governo, lui andava in bicicletta o al massimo con delle Renault 5, quindi macchine totalmente scassate. E solamente per darvi un'idea, quando Sankara fu assassinato nell'87, la prima cosa che fece il nuovo e attuale presidente del Burkina Faso fu di ricomprare i Boeing 747 per i viaggi di Stato, quindi per lui e per tutto il suo entourage. Lui continuò a suonare la sua chitarra con il suo complesso fra la gente, continuò ad andare in bicicletta fra la gente, tant'è che ci sono tante storie che vengono raccontate anche nel libro e sono vere, di meccanici africani che non riconoscevano il loro presidente perché gli si forava una gomma e andava a farsela aggiustare dal primo che trovava. E quindi era un uomo che non perse mai, neppure al potere, la sua integrità, i suoi ideali. Sankara lottò anche contro, e pensare che nell'84 ancora il tema diciamo era giovane, lottò contro i cambiamenti climatici. Lui capì che la desertificazione era un problema che sarebbe stato sempre più drammatico nel passare degli anni per il suo popolo, e quindi la prima cosa che fece fu quella di istituire intanto un sistema di dighe, e quindi un sistema idraulico che potesse portare l'acqua a quanti più paesi possibili. Ma soprattutto, questo è un atto simbolico secondo me fondamentale e anche importante, lui obbligava tutti i turisti, quindi tutti gli stranieri, anche i capi di Stato occidentali che andassero a trovarlo nel suo paese, a piantare un albero. E se ci pensate, se pensate a chi sono oggi e chi erano allora gli altri capi di Stato, gli altri uomini politici, insomma vedrete questo abisso così grande. Oltre a tutto questo, Sankara conseguì tanti altri obiettivi in quel pochissimo tempo, ribadisco, in cui fu al governo. Fece collaborazione con UNICEF una delle più grosse campagne di vaccinazione nell'Africa,
Sankara vaccinò nel giro di pochi mesi il 106% della popolazione infantile. Perché più del 100%? Perché addirittura vennero fatti entrare nell'ultima fase per essere vaccinati dei bambini provenienti dagli stati confinanti, con i quali tra l'altro fino a pochi mesi prima lo stesso Alto Volta era stato in guerra, e tanto lui li accolse e lui li vaccinò insieme ad UNICEF. Poi anche per la donna, anche lì in un'epoca in cui soprattutto in Africa eravamo lontani, o in Africa, in parte in Occidente siamo stati anche peggio, ma insomma eravamo ancora lontani da quella parità che magari abbiamo con molta più convinzione adesso. Lui fece un governo in cui la presenza femminile era costante ed era importante, e soprattutto poi introdusse una serie di diritti. Io mi sembra, ricordo, proibì la poligamia e proibì, insomma, andò sull'infibulazione anche addirittura. Quindi una persona veramente rivoluzionaria, secondo me l'unico, uno dei pochissimi esempi di persona veramente rivoluzionaria e integra. Thomas Sankara il 15 ottobre del 1987 fu assassinato, e fu assassinato appunto, come ricordava Salvatore, in quello che fu un nuovo colpo di Stato, probabilmente di cui, oltre ovviamente all'opposizione interna che aveva, sicuramente c'era un manovratore che era sicuramente occidentale, che era probabilmente francese o addirittura anche statunitense. Ma ecco, io quello che mi premeva dire è che perché Sankara fu assassinato? Perché probabilmente Sankara era troppo solo, è stato questo esempio di uomo veramente integro, di uomo perfetto, di governante che avercene di Sankara, di persone come lui. Se Sankara dietro di lui avesse avuto altri Thomas Sankara, probabilmente sarebbe stato qui. E allora perché oggi, secondo me, è necessario e fondamentale ricordare la sua figura? E sarebbe bello se potesse rientrare anche nelle scuole, se potesse essere comunicata anche ai nostri giovani. Perché si guarda la politica di oggi, anche in Italia, vedo che probabilmente si è persa la voglia di fare politica per degli ideali, per delle idee. Non si fa più politica, non si fa il nostro più impegno politico e sociale, non è più forse come un tempo rivolto al perseguimento degli ideali, degli obiettivi e delle idee, ma si fa politica tanto per fare, la politica quella dei traccheggiamenti, insomma dei giochi di palazzo. Lui invece dimostrò come chi dice che è impossibile cambiare le cose del nostro mondo, che tanto dei problemi saranno eterni, esisteranno per sempre, sia in realtà una cosa assolutamente falsa. Se ci sono uomini integri, se questi vengono supportati, cambiare le cose è possibile, e lui ne ha dato, in 4 anni ne ha dato una dimostrazione esemplare. È per questo che noi nel nostro piccolo abbiamo cercato di raccontare questa storia, e soprattutto speriamo che questa figura venga conosciuta, perché è davvero troppo poco conosciuta in Occidente. Io stesso non l'avevo mai sentito parlare, e penso che soprattutto a livello giovanile non la conosca quasi nessuno. Invece forse diffondere questo messaggio, questa storia, questa esperienza potrebbe riportare anche quella speranza e quella fiducia nel fare che adesso ci manca e di cui invece avremo molto bisogno. Buonasera, io oltre che associarmi comunque ai ringraziamenti agli organizzatori per averci invitati, voglio intervenire solo per dire che ritrovare delle figure che possano essere prese di esempio per i giovani e per le nostre nuove generazioni sono molto importanti, e soprattutto sono molti di loro a risentire della crisi di questi ultimi anni, questa crisi culturale che c'è stata, ed è da loro che deve ripartire questa spinta verso l'impegno sociale e politico. Sono stata contenta di partecipare alla stesura di questo romanzo, perché attraverso appunto questo romanzo insieme a Vittorio ho conosciuto la storia di Sankara, che prima non conoscevo, ed è stato un uomo veramente speciale, e come me penso che anche tutti i miei coetanei dovrebbero conoscere questa storia per impegnarsi veramente ad un miglioramento sociale e politico. E speriamo davvero allora che, partendo dalla conoscenza di storie come queste, si possa avviare un meccanismo che riesca veramente a cambiare le cose, a riportare impegno sociale e speranza anche fra i nostri giovani come me. Ma quanti anni avete voi? 26.
sembriamo più giovani di quel che abbiamo, insomma 24 e 20. E non so se... Quindi tra l'altro io non so se... Sì, insomma, abbiamo portato anche come salvatore i libri che dovrebbero essere arrivati, a parte quella denuncia di furto di cellulare che non sono mandata più. Comunque, insomma, forse ce l'abbiamo fatta, se avete voglia, insomma, di vederli. Noi, insomma, siamo contenti anche dell'invito. Siamo contenti dell'invito di stasera, perché appunto secondo noi la cosa più importante è far circolare queste storie e diffonderle il più possibile, perché davvero.